Welcome back, sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, lei è Fenrir. Parliamo un po', andiamo sinceramente adesso in un momento un po' più estetico di quello che è il menu principale classico delle nostre introduzioni, per parlare di due cose. La prima è ciò di cui ho discusso con lei pressappoco tutta la mattina, prima di metterci a registrare. Non è vero, non fa sembrare che la nostra vita è così vuota e noiosa, abbiamo parlato anche di altre cose. Beh, parlo, no, per me la mattina è il cappuccino. Cioè, seduti al tavolo, parlavamo, il cappuccino, si parlava della user interface. Ma perché stiamo registrando insieme? Cioè, voi pensate perché... che cosa può pensare la gente di quel bar che ci vede ogni giorno e ci sente parlare accanitamente della UI? Sì, no, perché la UI... Non sanno neanche cosa vuol dire. E... bello squarcio. Scorcio. Gli squarci sono quelli che fa Sekiro ai poveri popolani che abitano queste terre di Ashina. Non attacca i popolani, attacca i banditi e i soldati. Ho capito che la faccia da stronzo, però non va a uccidere la gente. Però uccidere la gente, appunto, risulta essere un po' più scomodo di quello che sarebbe dovuto essere in questo capitolo comunque così avanzato dei progetti di From, perché, ok, erano IP, hanno comunque ripreso moltissimo dei precedenti a livello proprio di programmazione, si potrebbe discutere che possa essere un po' pigro, eccetera, non è il momento per farlo, però al di là di tutto, anche per semplicemente user-friendliness, ossia il ritornare a qualcosa di in qualche modo comprensibile per tutti, hanno mantenuto certe visualizzazioni classiche, d'accordo. Però lo scorso episodio è stata la prima volta fino ad oggi in cui mi sono sentito bloccato non da me stesso, ma da quello che il gioco decide di farmi vedere. Ossia, dai, ragazzi, da Dark Souls 2, che ci sono gli oggetti precedenti e successivi, l'anteprima di quello che muovi. In Monster Hunter ce ne sono praticamente 3 o 4 che ti permettono di capire dove ti trovi nell'ordine, che per carità è tua responsabilità sapere qual è, ma non vuol dire che tu debba essere sempre concentrato al punto da sapere esattamente cosa hai equipaggiato, in quale ordine, per poter in combattimento premere il giusto numero di D-pad sinistra e destra. E poi, essendo comunque un action, più... di quello che possono essersi, cioè quello di quello che possono ritenersi i Souls, perché sono action RPG, questo è proprio un action. Anche a costo di riprendere un'idea che comunque sta, cioè, non tutte le idee di Wii sono proprietarie e in qualche modo, ah no, hai copiato quel titolo. No, si tratta semplicemente di, appunto, uno strumento di comunicazione col giocatore, come può essere un menu. Non è che questo tipo di meccanismo è assolutamente proprio di Sekiro e non potrà usarlo più nessuno. D'altronde assomiglia un po' anche a Nioh, eccetera. Non c'è niente di male. È linguaggio, come il montaggio video, come la regia, come la fotografia. Quindi me la metti una ruota. Cioè, e poi la ruota mica ce l'ha solo la ruota non ce l'ha solo Monster Hunter, santo cielo. Non dico che la ruota deve rallentare il tempo, che cambia completamente il gioco, e capisco che lì vai a toccare il game design e il combat system, ma mettimela una ruota con 5 a forma anche di stella ninja, qualunque cosa. Ma mettimela, cazzo. Ci abbiamo i analogici, no? Quindi... doveva farla che ogni oggetto equivaleva a una punta curva, sì, dello shuriken, e così dovevi fare l'animazione, dovevi aprire il menu e fare qualunque ruotare. Cosa, però effettivamente qui lui ha avuto un downgrade. Che non è lui con l'accento francese, l'apostrofo UI, non è lui. Sì, UI, che poi essendo in inglese in realtà è giusto. No, era una battuta. Allora, mamma. La seconda cosa in realtà è più personale e riguarda quello che succede... quando si avanza in una blind run insieme, ossia registrata, no? In cui io cerco di essere me stesso e libero sempre al 100%, ma... vediamo un po'... qui, sì. Anticamera del guerriero. Sì, sì, sì. Però, tecnicamente, più si va avanti, più mi viene a volte proprio... naturale, quindi non me ne accorgo nemmeno, essere più veloce. A volte vedete che mi fermo per guardarmi un momento intorno, perché mi ritrovo in un momento nel quale, adesso spegniamo il cellulare, nel momento nel quale magari su per un'area di gioco, curioso di vedere cosa c'è oltre, oppure ansioso di capire dove si arriva, però magari non ho girato un angolo che da solo, comunque senza il adesso voglio, chissà, sarebbe accaduto, no? Quindi devo cercare di prendere tutto il tempo senza la curiosità, che è la curiosità mata al gatto, si dice, no? Appunto, in questo caso va a ferire quello che perché è la... Perché l'hai detto in spagnolo? Perché è così che conobbi il detto, mi è rimasto impresso. Così sembra quasi che sorrida e si storce tutta la faccia. Ha qualche sorriso. Sì, nell'illusione delle fiamme magiche, sì. E questa cosa ovviamente la monto perché
dopo che ho spento il cellulare, tu sì. mi fai un sorride, buia, simpatico. Ma... Comunque, il discorso che ho fatto prima potrebbe diventare un video intero, proprio camera in viso, divano alle spalle e discussione sul come interagire con la propria voglia di essere calmo ed esplorare e contare gli scalini, praticamente, che non è una esagerazione del mio carattere, è il modo in cui mi piace vivere opere che comunque escono ogni tot anni e non voglio in qualche modo rushare, no? Però non possiamo farlo qui adesso, visto che finalmente siamo un momento sul percorso, no? Quello si suppone inteso, insomma, si passa dagli abissi al salire verso il palazzo. Quindi noi abbiamo qui, me lo ricordo, l'amico che fa routine. Comunque ci sono dei glitchettini incredibili ogni volta che ti sposti da una stanza all'altra. Cazzo, hai visto? Il libro. Era il porca miseria. Che treno. Dai, dai, dai. Sì, ma ste morti sono troppo realistiche. Cioè, il modo in cui si porta la mano tesa alla gola e poi... Io volevo vedere le mutandine. Aspetta un secondo, perché che qui che abbiamo, intimo abbiamo colto... Una cosa importante. Sono... qui chiedo ad appassionati di nuovo, come sempre, ragazzi, ma... Sono katane queste? Sono così lunghe che forse sono altro? Come nome specifico, intendo. Sono... Non sembrano così lunghe, sembrano spade normalissime. Facci... Non è come la nostra, facciamoci caso. Io ho visto un fodero molto più lungo. Sì, allora, io volevo guardare. Puoi vedere le... Era una cosa, una ricerca nella... per capire se era storicamente accurato. Ok. Quello potrebbe essere un NPC. Se non che è terribilmente armato anche lui, mi sembra. Potrebbe essere uno di quelli... Mm. Ah, ciao, ti ucciderò, come esatto. abbiamo visto ieri. Però non mi sembra una vecchietta magica. La vecchietta no, magica. Questa è l'allarme ambulante. Mm. Perché metti una vecchietta a fare la ronda? Me lo spieghi? Qual è il tuo, la tua idea, il tuo piano geniale? Prego non girarti da questa parte, ti prego non girarti da questa parte, samurai. Samurai. Sfatigliato. Non farlo, non farlo, non farlo, non farlo. Sei proprio scemo. Pensa che spettacolo, non succederà, ragazzi. Quella era una delle piccole chicche presenti in Dark Souls 2 che adorai. Pensate se... Adesso che ho catturato l'attenzione di qualcuno là dietro, apre la porta. Ah, sì. Io non la apro adesso, ovviamente. Però... Peccato che... E questa è una cosa che abbiamo discusso nei primi episodi. Peccato che non ci sono queste animazioni di entrata in luoghi stretti o di apertura di piccole finestre nelle case. Avrebbe solo migliorato l'esplorazione del level design. A volte chiudere... una porta, non renderla accessibile, sì. Il mettere uno scalino insormontabile è level design, ok? Assolutamente. Quindi quello perché che dico non può anche rovinarlo, però contemporaneamente qui in questo caso non penso sia così. Perché non hai provato a fare rumore? Fai rumore, magari apro una porta. Ah, dici che magari la mia battuta è esattamente quello che succede. Vabbè, pensa esplode in mille pezzi poi. Vediamo. Dai. Era una donna? Ah, magari apre, ha le mani comunque. Cioè, non fare la razzista. Ma questi archi? La luce tra le corde. Comunque no. No, no. Ok, allora. Ah, ma si può. Noi volendo, a proposito di cose che invece si possono fare, infatti. Potremmo buttarci. Quello mi sembra origlio time. Sì. Però perché la porta è aperta alle sue spalle. Sì. Potrebbe essere un'area. Attenzione. Ma c'è forse un luogo dove si può salire? Che
spavento. Sono così teso che l'oggetto mi ha spaventato. No! Sì, quasi, quasi, Compresse. Nice. Non toccare. No. Non toccare. Sì, vabbè, ma è scemo. Corna di... qualcosa, sì. Hai ragione a dire. Origlio time 2. Ah, ok, ottimo. Però... scusate se mi piego quando in realtà lo schermo non può essere... non è olografico, ma... non vedo... forse sì, forse c'è un buco. Forse possiamo prenderli. Cazzo, wow! Beccatissimi! E tra l'altro... non vedo qui fuori. È molto arrabbiato. Sì, sta spaccando le cose comunque. Ah! Non ca- ci vede, ci sta proprio contatto visivo. Ma è da solo? No! No, l'altro mi sembra... l'altro non si è accorto di nulla. Allora, vediamo un po' che si può fare. Dove ci troviamo? In questo caso conviene far sì di perderlo di vista, ma... è la stanza chiusa. È a livello... sì! Esatto, hai avuto la mappa 3D. Ha avuto la mappa 3D lei! Ma sta... braccia conserte. Sì, c'è quello che sbraita davanti a lui. Allora, togliamo l'olio. Ho sbagliato direzione. Sì, non, ce la, non ti piacciono proprio. Ah, ok. Sì, vabbè, non serve a niente. Mannaggia, sono quanto... merda. Cioè, che non serve a nulla. Che serve zoomare se va fuori fuoco? Sì. Non vedi niente comunque. Ok, allora aspetta. Prima che... uccidere vecchiette comunque. Ti avevi fatto la battuta sui popolani. Sono popolani. È tornato ad aggro spento volendo fare i tecnici oppure un serpente? Ah, ok. Ora siamo fregati. Se scendo mi rivede, ne riparliamo dopo. Il rumore dei sandali. Ok, allora. Sai che forse... non ci arrivo. La cosa più intelligente da fare era uccidere l'avversario pericoloso, perché quello mi sembra un classico soldato. Ok. Wow. Wow. Ora. Ah, volevo fare il Mikiri. Ora. Ma Tuca. Continuo a farmi stranamente impressionare dalle uccisioni. Cioè... Ma continuano a turbare di più in Bloodborne, in realtà. In Bloodborne c'è l'analisi della prostata. C'è l'eviscerazione costante. Sì. Io penso che uno dei momenti più what the fuck del mondo rimarrà sempre quando quel maledetto maiale si gira ed è tutto pieno di occhi in Bloodborne. Di... che schifo, che schifo. Vabbè, Oh, senti, è il momento di fare gli esperimenti. Vai, lupo, utilizza la tua mano sinistra per fare pessime figure. Colpisci immediatamente l'oggetto sbagliato e fatti beccare istantaneamente. Siete deludenti. Ma poi, adesso non dobbiamo fare il nitpicking, però, santo cielo, l'ho già spiegato che, va bene, è calcolato per farti aggrare, non per distrarre, d'accordo? Ma mettimela una... no, perché in effetti sarebbe stato poi ancora peggio, perché se ti metti la curva di lancio e poi vedi che non funziona, dici, ma che cazzo me l'hai messa a fare? Sì, ma l'arma pure fa in maniera tale che anche se fa così, il lancio è così. Sì. E quindi tu centri con la testa, non col braccio. Esatto. Ragazzi, però fate un po'... cioè, dai, per favore, giratevi. Lupo, Gacin. Lupo, Gacin. Troppo tardi. Allora, lupo. It's time to Gacin. Vai! Io li odio. Sì, ma ammazzane pure e basta!
Tanto li puoi comunque uccidere tutte e due stealth. Lo so, ma... cioè, in questo caso uno di due mi viene per forza. E quindi ammazzare uno! Vai. Ma tanto si Lo gira! so, ma prima non potevo ucciderne nessuno. Ma col casino sì! Mamma mia, la mia... C'è da dire che comunque nei Souls non fai quando uccidi un grunt normale. Qui invece c'è questa cosa nell'anima che ti prende moltissimo. Però contemporaneamente, altro discorso che facevo con lei, che lei stessa ha introdotto in realtà, effettivamente comunque al di là di tutto, a livello di combattimento è ovviamente molto più difficile Sekiro in ogni porta, cioè in ogni parte possibile. Ma come videogioco in generale è più difficile Bloodborne. Per me sì, io ho giocato fino al praticamente secondo mid boss e come feeling io sono con Bloodborne, sono morta miliardi di volte e non ero comunque blind, anzi, perché eravamo dove eravamo, tipo Milano e dintorni quando c'è stata la prova Ah che abbiamo provato, cioè sì, quindi io quella The Old parte Hunters. no, io ti parlo di Bloodborne. The Old Hunters è il DLC. Sì, e io ti parlo di Ah, quindi Bloodborne. provammo... Io ti Oh, parlo ok. della prima parte di Bloodborne. Ah. Che io quella parte l'avevo fradicio in testa e nonostante questo sono morta 20 milioni di volte perché non ce la facevo. Cioè, il Cleric Beast l'avevo vista 100.000 volte, 100.000 volte mi ha fatto il sedere. Mentre invece qua, Sekiro, no. Si sale. Ok. Uno lo pigli. Uno sì, adesso sì, perché non si guardano l'uno con l'altro. Non credo ci sia. Forse sì. E se una delle abilità semifinali fosse la combinazione di Deathblow? Come il CQC consecutivo Sì, di... in concatena. Perché sembra fatto apposta. Però se vai in automatico in... Ai! Che male! Che male! Mazza! In un corridoio, calmi, Kirie! Mamma mia! Sai che? Penso che... Questo... Guardalo, guardalo! Mamma mia! E io ti tolgo più HP! Ora! Ah, ho fatto il parry... Cioè, meglio, il mio spasmo di parry spaventato gli ha dato l'opportunità sulle scale... Dentro le scale No, no, no. no, no! Non so più cosa abbiamo alle spalle! Salta, saltalo, saltalo. Sì, ci sto provando. Il target non me lo fa saltare. Oh! Una volta tanto che togliere il target è servito. Perché il salto col target ti fa fare il salto in testa. Ok, vai. Questo era il mio. Sai, che abbiamo visto appena adesso? Vuoi vederle? Mentre continua a rimbalzare sulle scale. Cosa devo vedere? Ah, me l'hai chiesto prima. Te le faccio vedere. No! No! Cioè, così spezziamo l'atmosfera come soltanto il lupo può fare. Poi ti prendi un farmaco blu e muori. Pensa che ridere se metti il farmaco blu. Guarda. Ma è quel che penso io? Troppa accuratezza! No, scusa, eh! No, no, torno, va un po' indietro che sfoga. Sfoga se Non è il momento di perdere tempo dinanzi a questa cosa. Sì, è un po' come The Last Guardian, è molto curato quella parte del corpo. Che stavo dicendo, sì, che in realtà abbiamo visto una cosa che nei Souls non c'era come cura, ossia che ha fatto il Deathblow in Sì. diagonale. Qui abbiamo... No. Qui no, c'è il soffitto qua. Ah no, No, siamo arrivati sì, da no, qua, sto cercando ok. se abbiamo guardato tutto. Sì, a parte giù. Ok, sì, ma in questo caso preferisco continuare, poi tanto, visto che è accanto all'idolo la discesa, si può tornare là. Abbiamo un ricordo. Un ricordo, non è un ricordo, santo cielo, è una visione. Fai saltare le lance se le tocchi? No, dovevi Ah, toccarle. scusa. Visione. Oh mio Dio, che cosa Non brutta. diciamo niente. Ok,
飲んだ者は生中には死なぬ。いえ、死ねぬようになります。そして、落ち水もまた。その源は、竜院にあるというのだな。はい。エマ殿、私には、竜院が尊いものだと、とても思えぬ。Saggio bambino. Queste non sono le acque del ristoro. No, no, no. Cioè, segni di zucca, che ansia, ti prego. Ok. Comunque. Sì, la... ma ne par- non ne parlava l'apprendista del tizio. La serietà. Oh, un idolo! Ammazza così vicine. La serietà con cui parlano di questo sangue di drago, cioè, non è soltanto una scusa per poter resuscitare, è qualcosa di molto, molto serio, e mi piace da morire il modo in cui viene discusso. Ma visto che chi lo usa si fa ammalare tutti quanti... Appunto. Comunque ci trovato sta. L'idolo dello scultore, ok. Abbiamo tutto come prima. Ah, due punti abilità. D'accordo. Un po' mi dispiace perché è il tipo di passiva che sembra poco importante, ma è questa cosa potenziata, non vedo l'ora. Mentre il 2 di là? Perché la 2 della scuola, della famiglia, è impronunciabile, R2. La 2 in alto, che cos'è? Permette di recuperare postura? Per mentre, il... Perché? Torna alla prima? Dai. Vedi in alto, la più in alto di tutte? Ah no, la vitalità. Ammazza! Vai subito. 5. Vai subito. Vai. Stiamo facendo i difensivi, quindi? No, i saggi. È la stessa cosa che in Bloodborne, vada. Resta passiva, non devi equipaggiarla. Zanna lascia fare. Lascia fare. Che voglia, voglio potenziare lupo. Ok. Ah, non ci siamo riposati. Avendo il teletrasporto, se abbiamo esplorato bene, questo è soltanto un vantaggio. Vai. Sai che sì, ho anch'io questa sensazione. Sì. Oh. E mi sa. Mid. Sì. Con il Lidl così vicino. Is that fog? Elite Ashina Sase Jinsuke. Secondo me puoi andare dietro, però vabbè. Wow. Non è a fondo. No, esatto. Wow. Che caspita era quella cosa? Questo è un vero colpo. È un vero combattimento di spada. Ossia che è facilissimo vincere, ma sì, contemporaneamente sì. Morire. Ho provato a parriarlo. Schifatissimo. Sì, cioè un vero guardiano. Vai. È fantastico. Lo fa. Questo forse è proprio da schivare invece, ma dall'altro lato, da sinistra. È da per... Questo è proprio da perdiare. Sì. Se ti fa le cose passate. Wow! Ah, perché il death blow di prima mi ha ripristinato. Questo non va combattuto con gli strumenti. Che spettacolo! E poi sembra. Non ha cambiato fase. Quindi tecnicamente qui devi andare ad oro. E abbiamo anche usato il livello, per fortuna. Speriamo che non si ammali nessuno. I soldi sono un problema. Allora. Questo col, secondo me con la cenere lo sciogli. O con le castagnole. Se anticipi i tempismi, sì. Però in realtà sai che non è detto, perché in realtà il trucco, cioè, è fatto apposta per non dirti implicitamente, guarda che se lui si vinci, in quanto gli fai così
tanto danno alla postura quando lo parry. Allora, lo adoro. Lo adoro. Per questo proverai ad andare alle spalle. Ma... no, dai, come sarà come ninja sotto... Che ti... Ah! Il target! Woo! No! No! No, la spazzata, che scemo! Peccato che ho sbagliato tasto in quel modo. Cioè, perché sei... Hai... Sì, prima che riprenda postura. Le dita che tremano. No! Hai... È fantastico! Non riesci ad avere sangue freddo. Cioè, almeno io adesso non riesco ad averlo. Hai le dita che tremano. Premi i tasti velocissimo. E in realtà tendi quindi a premere quello sbagliato. Quindi devi... È pulito. E tra l'altro è una delle poche volte che mi è successo fino ad ora in cui l'attacco pericolo è lento. Hai tutto il tempo di saltare ed è l'unico che fa. Mentre talvolta mi sono sentito intimorito e un po' confusionato, cioè un po' confuso dal fatto che forse c'è qualcosa di trial and error, perché se un nemico ha tre attacchi pericolo e hai mezzo secondo per reagire e non sai qual è, sei nei guai, specialmente con la telecamera. Qui hai spazio, fa proprio, si piega e poi fa la spazzata, è fantastico. Allora, adoro, andiamo. Tra l'altro non basterebbe ingerire qualche tipo di confetto per poterlo probabilmente distruggere con il primo colpo per Riato. Abbiamo 3 più 3. Allora sì, me lo concedo. Danni filtri, vitalità e postura. Vai, vai. Mamma mia. Ah, cazzo, qui ho... Accidenti. No, perché? Che succede? Che succede? No, per forza ho sbagliato io. Non so se è a causa del fatto che ho usato un oggetto. A volte, quando hai un consumabile in gioco, probabilmente senti... No, vabbè, è che devi essere... ho provato forse a non spammare il parry prima. Non spammando il parry prima perché mi dispiace tremare in quel modo. Al diavolo gli oggetti, facciamolo pulito. Tanto ormai i soldi... Ce l'ho. Torna indietro, levati da qua. Aspetta. Pelo. Ho fatto un attacco di troppo. E il tempo di reazione è veramente stretto. Prima che lui perde l'aggro, mi mantieni la postura danneggiata. E grazie alla nostra Okami. Oh, c'è gente sotto, forse. Non si capisce con sacco di. No, non era Okami. Non era la guerriera Okami. Quella era l'abbiamo appena letta. La nostra occhio di serpe. Sì. Ora abbiamo quattro. Adesso, al di là del fatto che lì sono stato pippa, ma perché? Cioè. Avete capito, è difficile senza il controller in mano, avete capito come la semplice realtà di stare utilizzando un consumabile vagamente prezioso mi ha reso quel pizzico più lento per tensione? Cazzo! Non respawnare, bro, per favore. Do it for me. Wow. Boom. Sì, sì. Ok, allora...
buttiamoci giù un momento. Che magari fa fare uno shortcut incredibile. Perché siamo saliti sui tetti. Ma potevi farlo se magari andavi fino in fondo dopo aver battuto il boss, aprivi qualcosa. Perdonami, dimmi cosa. Hai battuto il boss, ma non sei andato avanti. Sì. Magari sbloccavi uno shortcut di qualche tipo. Non hai tutti i torti. È che per istinto mi è venuto in mente che magari dopo Dojo. Sì. Che dopo di lui ci fosse un vero boss. Io mi ricordo comunque, se Kuro è qui, troveremo Genichiro. Può essere, magari invece è un'altra cosa. Però sì, magari effettivamente abbiamo finito la salita. Il fatto è che uno dei due non è il percorso, il classico percorso giusto. Beh, vediamo. Anche perché non ho neanche raccolto l'oggetto. Uno dei due? Eh? Quale è uno dei due? Uno dei due percorsi, sopra e sotto. Abbiamo la scalata e il foro del piano. Quindi uno dei due porta a un finale dell'area. Ah, ma penso che quella sia solo una zona... Appunto, volevo andarci. Ok. Questa è la seconda volta che lo incontriamo, perché siamo stati al monte. Gli spiriti abitavano le terre di Ashina. Il loro fulmine... elemento... Il divino è fulmineo, no? Proveniva dagli dei della sorgente. Non poteva essere fermato normalmente. Resta lontano da terra e tenta un'inversione del fulmine. Ok. Se ti trovi a terra, il tuo corpo viene attraversato da scariche elettriche che ti impediscono di muoverti. Ma se vieni colpito a mezz'aria, puoi convogliare il fulmine fuori dal tuo corpo e rifletterlo sul nemico. R1 durante la carica. Quindi attacco. Inversione. Cos'è la carica? Elettrica, di qualche tipo. Ah. Mi è passata la voglia di salire, comunque. Hai visto che... Nameless King adesso arriva volando. Guarda. Ma... Sì, è una... È un morto. Aspetta, volevo farti vedere proprio fisicamente. Vedi c'è un'altra scala. Sì, appunto. Vedi che sta combattendo con uno spirito. Sì. Proviamo. Cavolo. Ah, non era... Merda. Vabbè, visto? Torniamo giù, dai. Torniamo temporaneamente giù. Ecco. Che meraviglia, bro. Vai, lupo, vai! Schizza! Anticamera del guerriero. Io pensavamo, anzi, cioè, che fosse quello in armatura, tosto. Sì. Però a quanto pare... A me sembrava strano, più che altro, perché se me lo fai pensare gigantesco in armatura... Non sì, non no, no, infatti avevi obiettato. Sul palco di legno, se non ce lo vedo, o sul tetto, ma comunque dentro. Non lo tocco il cappello adesso. Ok. Un minimo... di attenzione, perché non possiamo buttarci e basta, ci sono mille nemici e probabilmente da origliare, quindi non so chi mi ha visto, di sicuro dall'altra parte, dall'altra stanza, però anche se mi ha aggrato, secondo me non lo sapevo che prima avevamo aspettato che girasse l'angolo. Ok. Guarda lo stealth come può essere utilizzato in un certo modo. Questo è un po' confuso. Sarebbe... Che sta facendo? Non si fa. Io lo caccerei comunque. Ora. Ok, ora. Continua a rompere le cose, eh? Non si può origliare. Sta spaccando tutto. C'è il fatto che c'è il tetto qua sotto. Però ho un brutto presentimento, no? Cioè dovrebbe vedermi tipo tantissimo. No, non potresti gentilmente farlo dall'altro lato? Dall'altro lato, Lupo dall'altro lato? Giralo, girati tu. Girati. No, gira proprio il personaggio. Ah, dici di fare così? Sì. No,
Era un'ottima idea. Ok, lupo. Questa non... fa male, mi fa male sedere già. Cin. Bello, che okay, cavolo. Ok. Che aia, comunque. Niente. Davvero? Che fanno? Perché sono lì e non parlano? Neanche si muovono, sono fissi e si fissano. Sì. Già. No. C'è nessun altro? Ok. Ah, pensa, ammazza. Complimenti, pensavo di avergliela cancellata. Scrigno. Che fico! Ti prego, dimmi che si può rompere. Bello, due pensieri completamente opposti. Vai, spacca tutto. Vabbè. Delusissima. Sabimaru. Un'antica Kodachi. Con una strana ruggine bluastra sulla lama. Veleno? Il veleno... Ricordi il veleno giù, blu? Se vai sotto. Ok. Forgiata da clan Ashina per combattere la forza malvagia inumana che aveva invaso Ashina in tempi dimenticati. Si dice che la sua velenosa ruggine bluastra sia responsabile della cacciata degli spiriti. No, io mi riferivo alla medicina blu del suicidio. Che fosse in qualche modo un veleno. Mm. Però in questo caso no, è qualcosa che è legato allo spirito. Ma può essere che serve contro il bastardo senza testa? Why not? Se il problema di quel nemico però non... è il suo debuff. Infatti, non importa il male che... boss. No, no, shortcut. Ah, sì. Quanto... oggettino. E quelli sul ponte? Caramellina. Sono entrambi, non erano speciali. No, no. Allora, vediamo un po'. Che forse qui avevamo girato. Di là, sì, di là non ci siamo andati. Infatti. Di là non ci siamo andati, no. Ti ho visto. Qui non posso perché... ah, sì, ok. Ti prego, fallo. Permettimelo. No. Beh, si può fare dalle alture. Non c'è mai capitato, ma si può fare. No, 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 mi è... ma fai un toc toc. Che bello che è. Ok. Cazzi tuoi comunque, bro. Che poi è unico. Diverso io, almeno per ora. Per ora sì. Ok. Ah sì, di qua si andava al giardino con le... il giardino, insomma. Sì, sì, però c'è la parte... esatto, alla tundra con le scimmie. Sì, okay. Qua no, però non ci siamo andati perché abbiamo visto il tizio con la lancia incazzato nero e abbiamo detto aspetta. Infatti questo ho ucciso alle spalle, tipo subito. Sì, 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 facciamo il giro. O forse no, forse non... sì, 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 il giro, ok. In teoria. Da lì. Oppure è la volta buona di utilizzare. Mi sembra decisamente vado ucciso da lì. Hai ragione, perché ci vede benissimo anche dall'alto. Touché. Ok. Lo sai che ho il Nikiri lanciere? Queste non sono erbe stealtheggianti. No. Ah, fregato. Mamma mia, poverino. Adoro questo videogioco, lo adoro. Ma te li tirano appresso, eh? Sì, sì. Poi in questo caso funziona perché sono aree diverse. Qui non c'eravamo entrati.
ma non è... Ok, pensavo che fosse un'entrata della tundra. Chiamiamola tundra. Oh. E noi andiamo... E il nostro Sekiro va a derubare... A quanto pare. Offerte alle tombe? Raccogli l'oggetto, che tra l'altro... Bello che è. Wow. Io non penso che questa cosa sia... Bisogna... Chissà che questa non sia una tomba... più importante di quello che non sembra. Metti una lapidina triste. Beh, sai, può essere importante per qualcuno. Come Kuro. Però, prima di fare questo... Perché non attivi l'idolo? No, scusa, sì, hai ragione. Tanto basta non riposarsi. Volevo andare a prendere l'oggetto... che abbiamo visto, perché... Voglio le carpe. Io voglio i coriandoli. Prima parlavamo a colazione, molto prima, che raccogliere tutti i pezzi della maschera saranno tre, sinistra, centrale e destra, presumo, ne abbiamo trovato una, no? Quella destra o sinistra non mi ricordo, e quella... Io continuo, cioè, mi ricordo di aver letto Gufo, quindi sì, o abbiamo a che io... fare con maschere multiple o con una maschera molto strana, però potrebbe essere tipo un accesso alla tipo vetta di drago, cioè qualcosa, vetta della... Ah. Boss finale è un drago antico. Ma che devi fare, cortesia? Allora. Dove sono le carpe? Facciamo così. Ma se non hanno le carpe qua, che cosa tieni gli squali dentro casa? Ma che schifo! Dai, su. No. Ok, vediamo se... Vabbè, che tu muovi come Zoan, quindi il problema non si pone. È più veloce dei pesci. Ecco, magari hanno mangiato le... le carpe. Le carpe, quindi comunque te le potrebbero droppare i bastardi, no? Vediamo un po' come possiamo... raggiungere di là dal ponte, forse. Vogliono che tu uccida... Mazza, Sekiro. Com'è morto? Com'è morto? Ma... È stronzo, però. Prova a guardare non più avanti, magari. Sì, 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 no. Perfettamente ragione, ok. Sekiro, quadrato, premilo. Grazie. Ma non è così, dai. Non è neanche così. Vediamo un po' di qua. Esatto. Ma che? No. Mi sento molto stupida. No, è... Se ti fa vedere l'appiglio... Il fatto è che è un pochino infame, perché... È lì, è quello. Solo che non te lo fa vedere... da questa prospettiva. E ho fatto già il salto... Io ho vomitato, cioè tu mi hai girato la telecamera nella direzione opposta del movimento, questa cosa non me la devi fare. Però se te lo fa vedere, se fai la corsa... Infatti, è quello che avevo fatto. Anche spammando il tasto, vediamo un po' se... No. No, cosa succede? Non posso neanche salire sul ponte, è là... È l'unico accesso, cioè... No, non è chiaramente così. E dal ponte non te lo fa fare, niente. No. Io potrei anche arrendermi temporaneamente, per carità. Però... Perché... Tipo... Se salgo qua, non mi serve a niente. Cioè... Aspetta, che allora... Not as intended, ma... A posto. Suka. A posto. Questo è il nostro animo da videogiocatore. Che vince su una meccanica di gioco e il percorso che non abbiamo visto. Spero. Che non sia questo. Ok. No, non ti... sarebbe questo se non ti avessero messo la pila. Ok, quindi andiamo a vedere. Intendi come morire contro i corvini? No.
No, non ancora. Abbiamo ignorato, perché volevo, non volevo dimenticarmi l'oggetto. Sì, sì. Vediamo un po' qui cosa c'è. Lì c'è, abbiamo già raccolto, mi pare che qua c'era il... Esatto, ok. Bellissima sta cosina. Wow. Ora, senza fretta, che tanto siamo nella parte in cui si tende a correre, che dici, magari non manca molto l'episodio, bruciamo. No, 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 calma. Lì c'è un altro. Lì c'è un altro. No, su, alza la telecamera. Alza, destra, 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 giù. Vedi là? Ah, un altro idolo. Che spettacolo, c'è tutto in mappa. C'è un discorso che voglio fare su Lordran e Sekiro, ma lo farò all'introduzione del prossimo, così. Oh merda. Sì, sì, sapevo che l'avrebbe fatto, ma... ti prego, sì. È in costante aggro, sì. Allora. Non è il momento del paesaggio. Bravo. No, quello, grazie. È l'NPC. È l'NPC. Non mi ricordo se ha il cappello nero. Perché? Non sono stato io. È successo qualcosa. Forse il... è caduto il cadavere? Perché si distraggono col cadavere a terra? Sì. Non è lui, tranquillo. È un fucile quello? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Sì. Ok. Sentivo dei passi dietro, penso fossero più lontani. Un uomo che se vede qualcuno... Ma a me questi sembrano dei Klingon comunque, cioè non mi sembrano neanche persone. Sono uguali, hanno pure la stessa carnagione. Capla. Questa è una delle poche volte in cui vedo un idolo che... Ah, non è... Ah, ok, è lo stesso, cioè. Non voglio attivarlo perché abbiamo fatto qualcosa. Era che abbiamo fatto il giro, perfetto. Ottima mappa mentale, Mike. Allora. Questo... Di fuligine. Che è successo qui? Allora, è successo... Aspetta un po'. Ah! Ho qualcosa a distanza. Sì, ce l'ho qualcosa a distanza. Scusate, ma questo è il classico momento in cui ci senti. Sì, ma io voglio il cannone. Cioè, senti, c'era un danno sicuro il cannone. Senti, ciccia. Bellissimo che puoi ucciderla così. Pensavo di stordirla e basta. Merda. Cioè. Io non so quanto sia intelligente comunque quello che fa questo tizio, eh. Prendere a cannonate. Porca! Dai, dai, lupo! Ma non ti prende, ma sali dal mazzo, che deve fare? Lupo go! Wow! Ah, gonfialo! È scemo! Ma lo utilizza anche in melee! Dovrebbe essere morto male adesso! Potrei stare tutte le... Probabilmente ti faccio male, eh!
Adoro, adoro questo gioco in questi casi. Io continuo a non capire perché non puoi assorbire le monete comunque. Cioè, o meglio, no, perché devi assorbirle. Allora, capisco che tu... Sì, che, cioè, che te le faccia assorbire a distanza... No, la questione è perché non dovresti prenderle. Perché non te le dai in automatico? Sì, sì, no, ho capito la tua obiezione perfettamente. Come gli oggetti, perché mi devi chiedere? Se non li voglio, non li uso. Comunque quando sarà pieno il deposito non ne avrò più. Non mi danno danno. Non c'è un... Non hai un limite all'inventario. Per cui puoi portare con te 10 oggetti. Se ne prendi tot, se ne prendi tot ti si riempie. Quindi poi magari li devi buttare. Che rottura, no? No, no, è chiaramente una scelta ludica. Nel senso, così assorbi le monete, eccetera. Allora, questo è l'idolo? Sì. Sì. A posto. A posto. È lui quello col cappello nero, allora? Non è il tipo... Oh... No, che schifo. Ma... Come ho. Oh. È sì, orribile. Sì, ma non è colpa sua. Ho capito, è brutto. Dakara, io se tuttanda che donna. Mattaku, shitsukoku te ia ni naru ze. Mendokuse. Ome wa yotaka no shiu ka? Iyo. Ma, sou daro na. 風情が違え。だがどうやら同業だ。俺は黒笠の無事な。おめえは? I testa nera ne abbiamo sentito parlare. Ai sono mai cotta. Shitsukoi o dei dardi. Chōzura no shinobi. Ashina no renchū mo soto de sawaide na. Mattaku ii hi da ne. Onushi. 抜け人か。ま、そんなところだ。ところでよ。ちょっと銭がいるようだが。品はあれど砂漠当てがね。おめえみてえなやつを。Ora finché vendi coriandoli divini ti do anche le mie armature. No, no. E questo? Confetto di Yashariku. Di mezza vitalità e postura massime, ma aumenta ampiamente la forza d'attacco se lo si morde e si assume la posizione di Yashariku. Proibito al tempio, questo confetto era ampiamente venduto per sostenere la ricerca della non morte. Il suicidio? Fortezza di ferro. Ah, l'ombrello! Ah, sì. Utilizzato dai più esperti per deviare frecce e proiettili, è stato tramandato dalle generazioni fra gli assassini del tempio Senpo. Nonostante l'eccessivo peso, potrebbe renderlo poco pratico. Colpo mortale, antisalto. Ha proprio un'abilità. Sì, si sblocca subito. Una tecnica utile agli shinobi che non sono vincolati da un combattimento al suolo. Salta verso un avversario che ha abbassato la guardia a mezz'aria e colpiscilo, uccidendolo prima che tocchi il suolo. Ah! Okay. E se salta lo puoi uccidere in aria? Istantaneamente. Costa 1200. Zeni ga tamaru made ki ga mui. E io ho il dubbio, molto forte, che se tu provi ad ucciderlo, magari lo puoi danneggiare, è possibile. Sì, come il nostro altro mercato. Sì, ma non so se ti dà qualcosa. Già. Tsugi kara tsuma. Davvero ci sono i clienti a destra e manca qui? Ok, e poi... Abayo. Ma che addio, aspetta un secondo. Qui... Non devi usare quello i passanti. Ah. Triste. Hai ragione. Allora ragazzi, ancora un po' di tempo. Adesso ci compriamo questo bel gioiellino. Ora siamo al verde. お前知ってるか?この足名の城にはな、外からネズミがワンサと来てら、そういったネズミをよ、バッタバッタと切りまくる、お金持ちが、いるんだぜ。天狗の面か。
Era un po' che non si vedeva Ugo. Infatti. Vabbè, poverino, dai. Ma non... Cioè, l'hai sicuramente sbloccata la tecnica? Non è che magari devi usare l'oggetto questa volta, visto che è una pergamena? C'era scritto all'ottenimento. Vediamo un po'. Eccolo qua. R1 a mezz'aria vicino a un nemico, colpo mortale antisalto su un nemico a mezz'aria. Mi chiedo cosa sarebbe successo. Ma per... scusami, R1 a mezz'aria vicino a un nemico o R1 vicino a un nemico a mezz'aria? Perché è diverso. Sì, è diverso comunque. Sì, chissà cosa succede con i boss. Che tipo di danno fai? Come? E se possibile, cioè la falena avrebbe potuto subire danni enormi quando faceva il salto. Se non che quello magari forse non funziona perché già un colpo che non puoi parare su, quindi magari, cioè magari un colpo a mezz'aria normale del nemico che ti salta addosso, tipo un corvino, è una cosa. Sì. Il boss ti fa una tecnica addosso, è diverso. Che sennò... No, perché no, non dicevo che tu potessi ucciderla, parlavo che fosse un counter molto potente, sì, mettiamola sì. Così. Sì. Quello... No, okay. Perché a distanza non sfoca. Invece la Depth of Field si rompe quando sei vicino. Oh, quante belle cose. Questo è... Questo è il percorso... Del serpente. Sì, infatti è il nostro... Infatti è acceso quell'idolo. Sì. Lì si scendeva verso il serpente, quindi... Quella radura forse è il tutorial e quella la zona. Ok. Ok, stiamo. Che poi c'è un. Non c'è nessun. Cioè, per questi idoli fatti dallo scultore sono ovunque. Non. Per dire anche a Lordran c'è il falò, per esempio. Però il falò è stato contestualizzato, sì. Vediamo un po' se. Se un falò che è tipo impossibile, dove non dovrebbero esserci in teoria, però va bene. Mentre qua l'idolo che è ovunque e respawnano i nemici, però non è una meccanica contestualizzata. No, sì. Non credo. Quindi il respawn per ora è gameplay puro. Io continuo a pensare che i nemici di Dark Souls 2 che non respawnano mi fanno ansia da morire. Ok, andiamo a vedere velocemente se si tratta di una vera e propria area o è soltanto un tetto che porta alla cima. Per me c'è il super boss del capo dei ninja corvini incazzato nero. Adesso abbiamo avuto la sezione dei guerrieri e il capo dei guerrieri e poi ci sono i ninja corvini e questo è proprio tentativa ed esplode. Coppo! Morto. Ma potrebbe essere, perché se effettivamente c'è un ninja e tu hai sbloccato questa mossa, gli rompi il culo, appunto. Infatti, pensa a quei tizi che volano e fanno... Ce ne sono due fuori. Forse. Esegui, colpo, R1 a mezz'aria, dobbiamo noi saltare. C'è scritto segui su un nemico a mezz'aria, ma non si capisce. C'è scritto R1 a mezz'aria vicino a un nemico, quindi però anche il nemico deve essere a mezz'aria, sì lo so, non è chiarissimo. Allora, vediamo un po'. Fallo. Può essere... Quanti HP hai visto? Ma non è che torni giù da lì, no? Ora proviamo a vedere. Questo è il nostro canto del cigno del 14° episodio. Canto del corvo. È bellissimo. Ok.
possibile che... Sai che secondo me... E siamo sopra. No, intendo... È così che si prende davvero l'oggetto. Ah, certo. Ti butti sul lago dall'alto. Certo. Ma questo può danneggiare la loro... No, ok, allora, facciamo con ordine. Perché qui è effettivamente è inusuale anche proprio per un essere umano. Allora, lì ce n'è uno. Quindi il disorientamento è facile. Vediamo un po' se... Vorrei l'accesso... Lì, e torno indietro. Sì, hai ragione, lì c'è quello che è esploso l'altra volta, ti ricordi? Quindi abbiamo fatto un giro dentro inutile? Mi stai dicendo? No, inutile. Sì, nel senso che potevi arrivare qui subito. No, non credo. Dal basso non puoi trovare questi appigli, penso. Ma quelli allora ci siamo già stati. È probabile. Ok, questo semplifica, ma confonde perché non siamo sicuri. Per esempio questi palazzi non sono certo di averli esplorati, però abbiamo vari appigli per poterlo confermare, immagino, vediamo un po'. Qua c'era dall'altra parte il nido, qui ci sono questi incensi, ok, c'è un accesso. Secondo me è la stessa cosa. Sì, qui più o meno... Torno lì, lo batti, prego. Lupo, what have you done? Pensa a lui, cade e fa... E pensa. Scusa, Gufo. Ti ho deluso, Otosan. Non lo chiamerebbe mai Otosan, però... Solo i pronomi in giapponese sono già una lingua di suo per quanto riguarda la pesantezza che hanno in un dialogo. Allora, via. Sembrano anche tutti... Ah, ma quindi... Quello è di giù. Sì, ecco perché non ci attacca. Esatto. Perché, esatto, fa parte di... Ok. Se prima di scendere continuiamo a salire e poi scendiamo. Mm-hmm, sì. Io sono curiosa. Cavolo, abbiamo finito tutto dei trailer adesso. Anche se non so cosa sta per succedere. Oji-sama no goyousu wa dou da? Cavolo. 一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。ミコよ、もう一度言う。 不死のちぎりを俺と結べ。 できませぬ、源一郎殿。 たとえひとたび敗れるとも、 命を賭し、 主を必ず取り戻す。 それが我が忍びなれば。 お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。 Ho un brutto ricordo di Genichiro. Che spettacolo. Questo dialogo è semplice. Wow! Che spettacolo! Cos'era? Un pezzotto, non so. Ok, ci siamo. Ok, due colpi. Non è forse... No. Ah, aspetta, e se quando salta provassi a saltare anch'io? Oh, la mia... Postura.
Wow! È bellissimo! Quanti? Non devo smettere di... Ok, ok. Guardalo! Devo... Calma. Andiamoci vicino. Non è una buona posizione, vieni. Ok. Giustamente, perché non prendere un vantaggio quando il personaggio si è bloccato? Ah, non era una spazzata! Vai, che è andato! Ora, dai! Non mollare, anche se ho poco equilibrio! Vai, vai, vai! Merda, non dovevo indietreggiare. Guardalo! Ok, ok, mi sta... No! Me ne sta dando di tutti i tipi. Ne ho prese, cavolo. Forza. Ah, attenzione, quindi... Ok, dopo il salto fa una spazzata. Fa una spazzata, ok. Non dovevo schivare. Due colpi, Mike, calma. Anche se perderai... Perché non usi le compresse? Ah, no, no, ma se perdo... Ci rivediamo alla prossima. E ce lo godiamo, non voglio... Non voglio vincere per forza. Vincere con tutto, sì, è figo. Ma è bello, è uno di quei combattimenti come Gyobu. Preferisco perdere. Oh! Vedi che lui te lo fa il commentino. Perché non te lo fanno i... Wow, sì! Ok, non me l'ha fatto fare. Però forse... non era il momento dei Cimongi? Che spettacolo questo scontro! Sì, è la tua postura. Lo so. Ah, bravissimo! Cazzo, che spettacolo! Vieni qui! No! Bello! Bello! Bello. Sì, che poi infatti questo se lo impari, poi all'inizio del gioco gli rompi il culo comunque. Perché se rimpari a farlo, perché certo. Lui comunque è quello, è non lui. Fa cose diverse. Fa sempre la stessa, che il prodotto lo mettono là all'inizio che ti sciotta e... Grazie dell'aiuto divino, RNG. Pam, 600 punti esperienza. 32 monete Zen. Bello. Che gli scontri umani sono, in questo caso, cioè... Sì, sì. 3-4 cose, poi dici, cazzo, ho sbagliato di nuovo il doppio colpo, non l'ho apparriato. Quando fa quelle sequenze... Alla prossima, è stato fantastico. Ci rivediamo quando lo riaffronteremo a sangue freddo, che non significa vinceremo, ma ci divertiremo sicuramente nel farlo.